My second skin to London 2012. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Sei stanco dopo una giornata di lavoro, ma sai che sarà bello rientrare a casa. Forse vedrai lungo la strada una stazione Kuwait. Potresti decidere di fermarti. Stavolta, la prossima volta. E quella stessa sensazione di mettere il piede a casa puoi averla entrando da noi. Beh, non è proprio la stessa cosa, però quasi. Mi scusi? Sì? Ma è vero che il DJ trasmette da qui? No, qui non c'è nessun DJ. Ah, ok. Kuwait, il migliore amico di chi guida. Hands-free, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Find yourself in Asprey. Fiera Bolzano vi invita a ProVinter 2012, la fiera internazionale del noleggio e dei servizi per gli sport invernali. Oltre 350 aziende, molti eventi e venerdì, giornata dedicata agli appassionati dello sci alpinismo. ProVinter e Alpitech 2012, da mercoledì 18 a venerdì 20 aprile. Amici Sberti di Riolo, ben ritrovati da Floriano Maboni, seconda parte della decima puntata di Sky Online TV, il magazine televisivo di Odo, tutto dedicato al magico mondo dello sci e degli sport invernali. Questa puntata avete visto nella prima parte la discesa libera qui da Bormio, prova di Coppa del Mondo di sci vittoria Svizzera con Didier Defago. Ora invece andiamo a vedere e scoprire le novità di questo inverno 2012 delle migliori località sciistiche delle nostre Alpi. A PT Trento, Montebondone, Valle dei Laghi, Trento Funivie Spa e Associazione Operatori Montebondone hanno inaugurato la stagione dello sci notturno sul Montebondone con l'evento Happy Snow. Una gran folla di oltre 1000 appassionati sciatori ha raggiunto le piste del Montebondone per una serata all'insegna del divertimento con sci ai piedi a suon di musica. Trento Funivie ha contato circa 5000 passaggi ai tornelli della seggiovia Montesel con oltre 600 ski pass serali venduti. Tantissimi giovani, ma c'era gente di ogni età, bambini compresi, insieme al numeroso popolo dello sci da discesa, non è mancato quello dello sci alpinismo e i ragazzi del freestyle e dello snowboard. Grande soddisfazione per il presidente di Trento Funivie, Fulvio Rigotti. La pista notturna è stata inaugurata dallo spettacolare fiaccolate dei maestri di sci. Tante anche le opportunità previste per l'inaugurazione dagli operatori del Monte Bondone. Da adesso in poi, ogni giovedì fino a fine febbraio, le piste Diagonale Montesel, Cordella e Snowpark Montebondone si illumineranno tutti i giovedì dalle ore 20 alle ore 22.30 per consentire a tutti gli appassionati dello sci di provare un'esperienza diversa ammirando in lontananza la città ricoperta di luce. In questa puntata siamo venuti a sciare nel comprensorio sciistico della Paganella Schila. Schiare la Paganella è proprio nel cuore del Trentino, si trova a soli 20 km da Trento sull'autostrada del Brennero e guardate che panorama che si può ammirare da questa vetta che è alta 2120 metri, lago di Garda, alle mie spalle vedete le Dolomiti di Brenta, la Val di Non, la Val d'Adige, Trento, arrivare persino alla Val Sugana, un panorama a 360 gradi e poi anche il Monte Bondone, l'altra montagna di Trento. Siamo con Ruggero Ghezzi che è il direttore di questa bellissima schiarea, un 2012 Ghezzi che è iniziato non benissimo ma adesso c'è tanta neve e ci sono buone premesse per fare un grande 2012, ci sono tante novità, tanti eventi, la Nazione Norvegese, il Rock Festival e soprattutto il nuovo King the Rhyme, nuove piste, insomma state andando avanti con la tecnologia e con i tempi. Sì, molta carne al fuoco per quest'inverno. Abbiamo iniziato con qualche difficoltà visto le mancanze di neve, ma adesso la neve c'è, la neve è arrivata, le piste sono agibili,
come hai detto tu, la Paganella nel cuore del Trentino, grandissimo panorama dai 2125 metri. Abbiamo iniziato poi con delle novità. Abbiamo quest'anno una pista nuova, la Nuvola Rossa. È una pista che ha 750 metri di dislivello e 3,5 km di lunghezza. Poi un grande campo scuola, quasi 20.000 metri quadrati di superficie per bambini, per ragazzi, 100 maestri di sci che insegnano in Paganella, insegnano a principianti ma anche a coloro i quali vogliono modificare la loro tecnica per sciare. 50 km di piste, come accennavi tu prima. E poi grandi iniziative, la nazionale norvegese. No? Questo complimento, eravamo presenti, un bel colpo, è stato a livello mediatico, dalla nazionale americana, dal mitico Ted Ligety e Bode Miller, e ora Axel Svindal, che è il campione dei tempi d'oggi, e fa bene anche per il mercato norvegese e per i tanti italiani che adorano sciare con i campioni. Ma sì, direi che al di là dell'aspetto tecnico, evidentemente, che ci gratifica delle piste, che i norvegesi adesso, gli americani prima, hanno condiviso con noi e ci hanno gratificati di questo, evidentemente poi una nazionale di sci alpino è un biglietto da visita e promozionale molto molto importante. Oggi i mercati, soprattutto quello nordico, guarda con molta attenzione verso le Alpi. Noi siamo nel cuore del Trentino, in mezzo alle Alpi, e quindi ci diamo da fare per aprire anche questi orizzonti. Ecco, perché qui arrivano tanti italiani, c'è un tanto turismo pendolare giornaliero, ma tante famiglie che scelgono la Paganella proprio per fare le loro vacanze, una schiara bellissima, apprezzata anche in estate, grazie a anche un apreschi che è molto funzionale, anche questo nuovo, che io non lo sapevo, devo dire la mia ignoranza, proprio legato alle terme che avete, a questo comprensorio che avete fatto Aqua In, che è una bellissima iniziativa che vi fa onore. Sì, certo, oltre alla schiarea, che è una schiarea per famiglie, è una family schiarea, abbiamo poi anche il non solo sci, quindi il non solo sci riguarda soprattutto il paese con un grandissimo e modernissimo centro benessere, quindi un centro sportivo, poi si allarga verso l'area sportiva, le pinete con passeggiate, cavalli, maneggio, quindi tutta una serie di attività che possono gratificare la famiglia, non solo la famiglia evidentemente, oltre allo sci. In questa puntata siamo venuti a sciare la schiare a Passo San Pellegrino Falcade. Siamo al Col Margherita, 2520 metri, che è il cuore, il fulcro di questa schiara che unisce il Veneto al Trentino, la provincia di Belluno, la provincia di Trento, Falcade e Moena. Presentiamo questa schiaria con Renzo Minella, che è il direttore marketing di questa schiara. Alle nostre spalle vedete le bellissime pali San Martino, poi la Marmolada, una schiaria bellissima, baciata da una grande giornata di sole bellissima, con neve a volontà nonostante l'inverno difficile di questo 2012. Quali sono le caratteristiche della tua schiaria, Renzo? Beh, innanzitutto questa schiaria fa parte del grandissimo comprensorio del Dolomiti Superski. Siamo nel Trevalli, appunto come tu ben hai spiegato, a cavallo fra le province di Trento e di Belluno. 60 km di piste, 17 impianti in risalita, il punto più alto, il Col Margherita, da un balcone panoramico sulle Dolomiti. Qua veramente riusciamo ad osservare la bellezza di questo patrimonio dell'umanità. Tante attrazioni, tanti servizi per i turisti, dai rifugi in quota, il Kids Paradise, il Cima Uomo, che è la grande novità del 2011-2012. La grande novità di questo 2012, la novità, il freeride. Qui si disputa la mitica Scufoneda, che è una delle gare di freeride più importanti nel panorama italiano, telemark e freeride. Voi avete aperto questa pista che noi andremo a sciare in anteprima, che era una grande novità di questo inverno 2012. Sì, anche per gli appassionati degli sport particolari, degli sport invernali di nicchia, appunto come il freeride o come gli snow park, che aspettano tantissimi snowboardisti e i freestyler al loro interno, questa è comunque la novità, perché è la novità del nord-est e la novità delle Dolomiti. In questa puntata siamo venuti a sciare in provincia di Bergamo. La provincia di Bergamo è un territorio ricco di stazioni sciistiche. Ne parliamo con Alessandra Pitocchi, che è responsabile comunicazioni della Turismo Bergamo. Turismo Bergamo è un ente che promuove il territorio di Bergamo. Le caratteristiche, Alessandra, di Bergamo e dei comprensori sciistici bergamaschi per questo 2012, quali sono le novità di questo territorio? Allora, noi abbiamo il sistema turistico delle Orobie, che rappresenta tutte le tre principali valli, quindi Valle Brembana, Valle Seriana e
Val di Scalve. So che voi siete già andati su queste località, in particolare alcune novità che vi segnalerei riguardano la Valle Seriana. Abbiamo l'importante stazione della Presolana, dove è stata aggiunta una sciovia recentemente, e invece in Montepora avremo degli appuntamenti in febbraio molto importanti di campionati internazionali. Avremo gli europei maschili e avremo anche gli internazionali per i disabili. Le novità anche riguardano le serate da passare sulle montagne bergamasche dopo lo sci o ancora sciando, perché il venerdì sera, per esempio, gli impianti della Presolana del Montepora sono aperti in notturna dalle 8 alle 22:30. Ecco, come mai Bergamo è così forte nel mondo dello sport? C'è questa grande tradizione e c'è anche questa ricchezza di stazioni sciistiche. Qui vengono a sciare tanti bergamaschi, ma soprattutto tanti lombardi, tanti brianzoli, milanesi, cremonesi, cremaschi, bresciani. Apprezzano le bellezze di questo territorio e soprattutto tanti stranieri, grazie anche alla vicinanza del vostro aeroporto Bergamo, che è uno dei più negli snodi più importanti, uno degli hub più importanti dal punto di vista aereo, e arrivano qui anche tanti stranieri, giusto? Sì, e il turismo sta diventando importantissimo per tutto il territorio. Il territorio montano è sempre stato meta di turismo, diciamo, appunto, come dicevi tu, locale, quindi dai vicini Monza, Brianza, Milano, Varese e così via. E adesso le nostre piste parlano internazionale, perché sono tantissimi gli stranieri che stanno arrivando da noi. In zona di Foppolo abbiamo in particolare gli inglesi, da Polonia, mondo dell'est, e Francia, Belgio, abbiamo la Val Seriana e un po' di tutto in tutto il periodo degli sci, quindi tutta la parte invernale, su anche Colere. Siete apprezzati molto quindi dai turisti lombardi, dai tanti turisti stranieri che arrivano a Bergamo tramite il vostro aeroporto, ma soprattutto siete anche apprezzati dal tempo. Quest'anno è stato un inverno un po' difficile dal punto di vista climatico, invece qui in provincia di Bergamo c'è tanta neve, come dimostrano le immagini, quindi si sciava fino ad aprile inoltrato. Per fortuna sì, la stagione bianca è andata bene, abbiamo neve buona, fresca e ottima per sciare, siamo vicini, siamo facilmente raggiungibili, per cui siamo delle località di sci perfette. Il vostro sito per avere maggiori informazioni? www.turismo.bergamo.it. Doppietta svizzera qui nella mitica Stelvio, la discesa libera di Bormio, prova di Coppa del Mondo di sci, vince di Diede Fago, secondo Kung, terzo austriaco Kroll. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminata, è finita la decima puntata di Sci Online TV, il magazine televisivo di Odio, tutto dedicato al magico mondo dello sci e degli sport invernali. Floriano Amboni vi saluta e vi ringrazia, vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre con Sci Online TV. Se volete avere maggiori informazioni sulle nostre produzioni televisive, consultate il nostro sito, che è www.gto2000.it. Nel mio caso ci vediamo sempre qui sulle frequenze di Odeon TV. Ciao, arrivederci alla prossima settimana. Floriano Amboni.